volete potete spremere molto di limone per sapore, se no senza. E poi buon appetito! Buonasera! Oggi vi presento il riso saltato con granchio blu. Questa è la carne di granchio che ho pulito oggi. Comincio da mettere i granchi al vapore per circa 20 minuti. Per tenere i granchi freschi bisogna cuocerli subito dopo aver comprato. Non metterli in frigo e aspetta domani o dopodomani per cuocerli, se no la carne non sarà più buona, non sarà più dolce. I granchi già cotti. Mamma mia, che profumo! In questo punto potete metterli in frigo e aspetta domani per usarli. Ci vuole tempo per levare la carne. Un chilo di granchio ci vuole almeno 2 ore. È un gran lavoro, ma per una cosa di buona ci vuole tempo. Anche nella parte di gamba. Bisogna soltanto pressare un po' e poi la carne si esce. Per gli ingredienti ci sono cipollotto bianco tritato, un po' di aglio tritato, un po' di scalogno tritato, uso 2 uova e poi ci vuole pepe nero.
metto aglio e scalogno. Potete aggiungere un po' di burro insieme con olio per fragrante, ma non tanto, poco poco burro. Subito il riso. Ora aggiungo un po' di sale. Salsa di pesce. Salsa di pesce oppure salsa di soia. Aggiungo ancora un pochino di salsa di soia per sapore. Ora è un momento di aggiungere la carne di granchio. La metto abbastanza. Aggiungo pepe nero. Dopodiché aggiungo cipollotto per l'ultimo. Mescolarlo per 2 minuti. E il riso saltato è pronto. È davvero buonissimo, provatelo!